Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. In questo video vi parlerò dei prodotti promossi e bocciati e sarò in collaborazione con Bianca. Vi lascio il link nel box informazioni. Mi raccomando, se non la conoscete, iscrivetevi al suo canale. Anzi, la saluto, le mando un bacio e la ringrazio per aver accettato questa collaborazione. Allora, partiamo subito. I prodotti bocciati sono molti rispetto a quelli promossi e inizio subito con un bagnoschiuma. Questo è il bagnoschiuma della Vidal. La Vidal è una marca che io ho usato e uso ancora parecchio, solo che questo bagnoschiuma non mi piace per niente. L'ho acquistato un giorno tornando dalla palestra e non mi è piaciuto più di tanto. Qui è scritto bagno tonificante al muschio bianco. Non tonifica, non idrata e per di più l'odore è inesistente sulla pelle. Lì per lì c'è, ma è leggero, dopo poco sparisce. Non è un bagnoschiuma, diciamo, che consiglio a quelle persone che comunque sia fanno molto movimento e vogliono sentirsi sempre profumate perché ragazze, uscendo dalla doccia non si sente più niente. Sono 500 ml di prodotto, l'inci è più o meno, diciamo un sì e un no. E che dirvi, l'ho pagata intorno ai 2,50 euro, ma penso che in tutti i negozi sia più o meno lì il prezzo. Poi, altro prodotto bocciato è questo qui, ed è appunto un bagnoschiuma della Creme. La Creme non so se esiste in tutti i supermercati, io l'ho acquistata a Reggio Calabria quest'estate. E ho acquistato il selvatico vaniglia rosa. Su vaniglia rosa non posso dirvi ancora nulla in quanto le sto ancora provando. Su iris selvatico invece posso darvi la mia idea. La mia idea è che è bocciato in quanto la commessa mi disse che praticamente era un facsimile dell'acquolina. Avendo provato anch'io l'acquolina, vi dico che questo non è nemmeno la metà dell'acquolina. La profumazione è inesistente. Il gel, il bagnoschiuma è proprio gelatinoso al massimo. Se riuscite a vedere, cioè praticamente guardate, è volato anche un pezzo fin qua giù. È proprio gelatinoso e sulla pelle è come se fosse inesistente, diciamo. Sono 400 ml di prodotto e l'ho pagato 1 euro e qualcosa. Diciamo che non mi dispiace perché comunque sia è costato poco, però mi aspettavo di più. Certamente la bottiglia è molto invitante, molto bellina, quindi penso che ne farò qualche decorazione appunto per il bagno. Poi, altro prodotto bocciato sono queste salviettine della Fresh & Clean Naturals. Allora, sono 40 salviettine e sono menta e lime. Queste salviettine le porto sempre in giro per il fatto del packaging ottimo, in quanto non secca molto l'interno del contenuto e poi è molto pratico, mi piace insomma. Io poi porto sì, spesso delle salviettine con me perché tra l'università e stando comunque parecchio tempo in giro, diciamo che ho bisogno di qualcosa per pulirmi le mani, insomma un po' di igiene anche personale. Queste qui non mi sono piaciute perché per l'odore, mentre il lime per niente, cioè sembrava mettersi alcol sulle mani ed era un profumo davvero troppo forte. Non ho provato le altre profumazioni, se non sbaglio c'era limone e non ricordo quale, però se qualcuno di voi ha anche queste qui, mi faccia sapere lei come si trova perché io non mi sono trovata per niente. L'idea del tap è molto carina, anche se comunque sia per le 40 salviettine che ci sono all'interno, l'avrei fatto anche piccolino, risparmiando molta plastica, perché adesso è vuoto e pesa. Figurate quando ci sono quelle 40 salviettine all'interno, non dico che pesi tanto, però è solo volume a finale, quindi per me è bozzo anche per questo. E se non mi sbaglio l'ho pagato 2 euro, 2,50 all'Ushan. Poi, altro prodotto bocciato è questo qui, dell'Avon, il Nail Express. Ed è appunto un prodotto che me ne parlai in un video sull'Avon, vi lascio magari il link nell'info box. Praticamente, questo prodottino qui, per le unghie, è un lucido, è un rinforzante per le unghie.
che praticamente dice idratante rinvigorente per unghie. Per unghie più lunghe e forti in solo 5 giorni. Ho fatto la prova per 5 giorni. Non fate caso adesso alle mie unghie perché sono un po' distrutte. Ho fatto la prova per più di 5 giorni, come vi dissi, ma non riscontro alcuna differenza. Sì, sono più lucide, più levigate, più nutrite, ma da quel giorno in cui feci il video fino ad oggi la mia situazione non è cambiata. E il mio bocciare il prodotto nasce anche dal fatto del packaging, in quanto essendo un packaging fatto a lucida labbra, quello che più sconvolge è il fatto che c'è qui all'interno una plastica praticamente, no? Che blocca la fuoriuscita del prodotto in eccesso, ma il lucido si va a depositare su questo fondo qui che è impossibile prenderlo praticamente. E poi la maggior parte del prodotto, quando andava a sfilare e infilare all'interno del tappo il contenuto, fuoriusciva anche dall'esterno. Quindi, diciamo, questi soldi me li potevo anche risparmiare, ragazze. Certo, l'idea era buona, però meglio non mangiarsene. Però adesso, in questo momento, è molto più forte di me non mangiarmi le unghie. Magari un giorno ritornerò alle mie unghie naturali lunghe. Questo prodotto però non mi aiuta affatto, quindi per me è bocciato. Altro prodotto bocciato è questa mousse detergente viso della Cleo alla fragola per peli delicate. Una mousse davvero una bella idea, una bella profumazione, doveva essere. Parlo per così con doveva essere perché questa mousse non ha niente se non una somiglianza spiccicata alla spuma da barba che usano i vostri padri, i vostri ragazzi, i vostri fratelli. Il packaging è in latta, come potete sentire, e il costo si aggira intorno ai 2-3 euro. Che dire, questa mousse mi ha seccato da morire la pelle. La sconsiglio a tutte le ragazze che hanno la pelle già secca, perché altrimenti non so come dovete fare dopo per riprendere la vostra pelle. Non mi è piaciuta, ragazze. Anche la mousse stessa era difficile anche da stendere. La mousse è un prodotto molto molto semplice in quanto appunto essendo una mousse è come un fondotinta molto molto facile da stendere. Questa per niente. La mettevo da un lato e andava, se ne colavo dall'altro lato. Penso che sia sbagliata proprio la formulazione. E non ho contro l'inci, ma non mi piace. Già a leggerlo così non è che mi faccia tanto impazzire. Quindi questo prodotto qui lo boccio. Poi un altro prodotto bocciato è questo campioncino, fortunatamente un campioncino e non il prodotto intero del Tenniro bagno doccia della Bottega Verde. Qui dice: frizzante e aromatico questo bagno doccia al Tenniro. Avvolge corpo e mente con un profumo irresistibile, assicurando benessere prolungato. Io non ho sentito niente di quello che ha detto questa descrizione, se non un tanfo tremendo, veramente tremendo, in quanto anche il prodotto è ancora qui e non mi è piaciuto per niente, nemmeno diciamo la consistenza, nulla. Per me era come se fosse veramente un bagnoschiuma come tanti altri, per di più è appiccicoso un pochettino, quindi non mi piace. Preferisco, come ho detto, anche per la Vidal, tanti altri bagnoschiumi che si costano un po' di più. Ma anche la loro durata è maggiore in quanto il consumo ne è di meno. Poi, altro prodotto bocciato, è l'ultimo, non vi preoccupate, è questo qui, che è il Makeup e Powder 2 in 1 della Essence. Questa è la tonalità 20 Natural Nude. Come la descrizione dice, dovrebbe essere una cipria applicata asciutta e un fondotinta applicato bagnato. Qui, come vedete, ha anche i fori per far respirare la spugnetta e l'idea è davvero bella. Parlo così perché appena andrà ad aprire la scatolina qui, insomma, trovate la spugnetta e anche lo specchietto che in questo momento è pieno di polvere. Qui appunto c'è questa trasparenza per mostrarvi il contenuto e la spugnetta che va qui.
La spugnetta è una semplice spugnetta in lattice, molto molto fatta bene, insomma, anche se molto piccola. Il prodotto è questo qui. Allora, che dirvi? Non mi piace il prodotto. Perché? Prima di tutto l'ho utilizzata come ciglia e mi andava a fare pallida, ma davvero pallida. Sentite questo tono pallida, veramente. E usata bagnata. È successa una cosa stranissima. Mi sono fuoriuscite delle bolle tutte quante qui. Io non so se siano adesso. Queste piccole cose alzate, insomma. E il prodotto è proprio difficile anche da stendere. Mi andava proprio a tirare tutti i pori, a otturare tutti i pori della pelle e mi sentivo oppressa. Non mi è piaciuto. Anche perché comunque sia la tonalità è quella per la mia carnagione. Ma guardate qui. È davvero chiarissima e non è la lampada a fare questo effetto. È davvero davvero troppo dura, secondo me. Cioè non è morbida al tatto, anche se l'ho passata sul dito, continua a sentire che c'è e mi dà fastidio. Molto molto fastidio. Sono dispiaciuta perché comunque sia era un ottimo prodotto anche per l'estate, essendo un 2 in 1 era molto facile anche per il packaging davvero piccolissimo. Allora, passiamo ai prodotti promossi. Come prodotto promosso, il primo in assoluto è questo, che è la cipria compatta della Essence della linea Pure Skin. Premetto che, se non sbaglio, questa edizione qui, questa formulazione qui, non c'è più in commercio. Adesso trovate quella lì nel packaging chiaro, se non erro. Questa qui era una delle tante che avevo come scorta, perché è davvero un prodotto che mi piace tanto. La descrizione dice: pelle misto grassa, polvere per il viso specifica per uniformare l'aspetto della pelle, attenua le imperfezioni cutanee senza costruire pori. E infatti è così. Sono ben 10 grammi di prodotto, la mia è la 01 beige ed è fantastica. Vedete così perché io ho finito veramente tutta la cialda, mi dispiace tantissimo. Che dire ragazze, è una cosa assurda. Io la mettevo anche senza il fondotinta, ma una passata semplicemente via e mi durava tutta la giornata, ovviamente mettendo un primer viso ed era fantastica. Quindi se la trovate o se l'avete, tenetevela cara cara perché io non la trovo più e non ho ancora acquistato quella di nuova perché adesso ne sto provando quell'altra in polvere che è la Essence Matte. Non mi ricordo, oddio, quella minerale insomma. E quindi promossissima. Poi, altro prodotto promosso è per l'igiene dentale, è questo colluttore quotidiano, pasta del capitano, antiplacca, senza alcol, azione combinata, pulisce in profondità le denti gengive, previene la formazione delle carie, rinforzando i denti. Oddio, io non sento niente di tutto questo. Che dire però, è questa qui nella colorazione verde. Ed è un ottimo colluttorio, lascia la bocca pulita, profumata, disinfettata, suppongo. E soprattutto io lo amo perché non mi lascia quel sapore appiccicaccio in bocca. L'ho pagato sì e no 1 euro, quindi per me è promosso, anche perché io sono una che praticamente senza il colluttore non può stare. Cioè, quando vedo che già sta a metà, ne compro subito un altro perché non posso rimanere senza. Per me è d'obbligo subito dopo rispalzare i denti, passare il colluttorio. E questo qui è abbastanza buono. Altro prodotto promosso è questo qui della Fruitworks dell'Avon. È appunto questo esfoliante per i piedi alla papaya. Sì. Ed è fantastico. Io amo tanto questi esfolianti in questo modo, solo che il prezzo è abbastanza elevato. Infatti, se non mi sbaglio, si aggira intorno ai 5 euro. Sono 75 o 80, no, 75 ml di prodotto e io lo uso diciamo ogni 2-3 giorni su tutto il piede, in special modo sui talloni perché porto spesso i tacchi, diciamo, e mi piace da morire. La profumazione è buona, la consistenza anche, però per il prezzo che ha non so se lo riacquisterò adesso, ma magari più là sicuramente. Vorrei farmi un esfoliante per i piedi in modo naturale, magari col miele e zucchero di canna, zucchero normale, insomma, per
Però per il momento per me è promossissimo, sia questo che l'altra versione, quella lì con la confezione traslucida, insomma, è verde. Poi, altro prodotto promosso sono i Nose Strip della Essence, un prodotto top 2012 a 1,99 euro. Ne ho prese una bellezza di tre confezioni perché non si trovano mai. Che dire, i cerottini, questi qui per il naso, sono conosciuti da tutti. Li amo particolarmente per la loro forma fatta bene e anche per la loro resistenza in tutto e per tutto. Non la faccio spesso, diciamo che qui dice praticamente al massimo ogni 3 giorni. Io la faccio invece ogni 15 giorni perché non ho particolari punti neri sul naso. E mi piace tanto. Nulla da dire, ragazzi, anche per il prezzo. Forse magari ne aggiungerei altre due al posto delle solite tre e ne farei 5. Quindi se qualcuno della Essence mi ascolta, magari 5 andrebbero più che bene. Poi un altro prodottino che ho finito è questo ombretto roll-on rosa. Non so se è un ombretto di marca, io l'ho preso in un negozio 99 100. Ed è un ombretto appunto roll-on perché io lo porto spesso in giro, a me lo portavo spesso in giro perché adesso me ne è rimasto così poco che sarebbe inutile portarlo. E lo usavo spesso quando andavo di corsa e non riuscivo a truccarmi a casa. Per il fatto che il roll-on è molto comodo, in quanto non dovete pucciare il dito direttamente sporco e zozzo nella cialda, lo stendete con il rolla anche per semplicemente illuminare un po' lo sguardo e non far notare quanto siete stanche. La colorazione non c'è scritta, è semplicemente un ombretto roll-on. 99 100 lo ritrovate, almeno gli ho visti tanti. Penso che adesso andrò a comprare quello lì panna. Molto molto carino comunque, non è male. Il prodotto promosso è una crema depilatoria, questa qui è di Lushan. Io uso la crema depilatoria molto raramente, specialmente la utilizzo sulle gambe, particolare in estate, quindi questa qui era un tubetto che avevo in estate, che ho finito da poco praticamente. Adesso si torna alla ceretta per me, perché quando si va in vacanza almeno io non ho l'estetista appresso, quindi è un po' difficile. Per pelli sensibili, efficace in 5 minuti. Vabbè, non c'è nulla da dire. Il suo lavoro lo fa. È senza parabeni, scritto qui. Nulla di che. Diciamo che agisce anche prima dei 5 minuti, almeno su di me. E non fa crescere i peli di più o di meno rispetto a prima. Per me sono sempre gli stessi. E il costo è sui 3 euro, se non sbaglio. Sì, 3 euro se non sbaglio. Comunque la trovo al reparto depilazioni di Lushan, appunto, qui c'è il simboletto qui. E ok, ragazze, per me questo è tutto. Io ringrazio ancora Bianca, grazie per aver visualizzato il video. Mi raccomando, mettete mi piace e fatemi sapere i vostri prodotti del mese, ovviamente. Se avete qualche prodotto che avete provato ma l'avete promosso, viceversa, bocciato, insomma, dimmi un po' la vostra. Io mando un grosso bacio, spero di avervi tenuto compagnia e alla prossima, ciao!